Buonasera Massimo, in diretta dal Cineteatro Italia di Castel di Sangro con il presidente Gabriele Gravina. Buonasera presidente, intanto Castel di Sangro 1996, insomma sono passati tanti anni, oggi è presidente FIGC e oggi credo che sia una giornata molto molto importante per lei. Beh, è una giornata di memoria, di ricordi, una giornata di grande prestigio, non per la persona ma per un progetto, per un percorso tracciato tantissimi anni fa, sembrava tanto lontano, oggi tutta la realtà dell'Alto Sangro vive questi ricordi, vive ancora di grandissimo entusiasmo, quell'entusiasmo che solo un grandissimo sport, uno sport straordinario come il calcio riesce a far stimolare e a far sviluppare all'interno di ciascuno di noi. Se dovessi dire Castel di Sangro dei Miracoli 1996, qual è il momento più bello che le viene in mente da raccontarci in 30 secondi? Ma sicuramente la parata di Spinosa, è un momento in cui vivi tutta una serie di frammenti di tutto quello che hai fatto e tutto quello che potrebbe avere come significato quel momento e quella mano aperta a parare un rigore che poi oggi significa tutto questo. Oggi da presidente della FIGC le viene consegnata questa cittadinanza onoraria, credo sia un po' emozionato, no presidente? Beh, è un riconoscimento importante, un riconoscimento che al di là del titolo, al di là dell'idea, al di là dell'assegnazione, è straordinario ancora oggi rivedere tanta gente che ti vuole bene, tanta gente che ti circonda, tanta gente che ti testimonia affetto. Era una delle ragioni per le quali volevamo portare avanti quel progetto, quindi è la dimostrazione che abbiamo avuto ragione ed è la dimostrazione che il calcio ha una grande e straordinaria forza. Presidente, da numero uno del calcio italiano, come sta il calcio abruzzese? Gode ottima salute, diciamo che il calcio abruzzese come in tutto il nostro paese vive di difficoltà, lo sappiamo molto bene, difficoltà sulle quali la federazione dovrà concentrare tutti gli sforzi per avviare un percorso di riforma, serve al calcio abruzzese ma serve al calcio italiano. L'ultima presidente, prima di ridare la linea al nostro Massimo Profeta in studio, lunedì c'è un posticipo importante per il Pescara che è la più grande realtà del calcio abruzzese contro un abruzzese doc grosso, Verona Pescara, insomma che partita si aspetta? Beh, una partita importante, il Pescara ha dimostrato di saper programmare, ha dimostrato una grande capacità di lungimiranza perché l'attuale dirigenza sa benissimo che deve stare molto attenta agli equilibri economici finanziari e se vuole vincere deve programmare, Pescara sta programmando e mi sembra che i risultati gli stiano dando ragione. Io ringrazio il presidente Gabriele Gravina Massimo dal Teatro di Castel di Sangro, ti restituisco la linea.